Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti. Io sono veramente molto contenta di poter presentare il libro di Michele Emmer, Numeri Immaginari, tra l'altro il suo legame con il cinema che mi appassiona sia da un punto di vista così istituzionale ma anche da un punto di vista personale. Però volevo raccontare un aneddoto come elemento di riflessione per lasciare poi il racconto e il commento a lui stesso e a quanti vorranno intervenire. Circa appunto il mio approccio con la tematica relativa ai numeri, relativa alla matematica, relativa appunto al rapporto tra la matematica, la creatività e tutto il mondo ad essa correlata. Io ho un fratello matematico, un appassionato di matematica, insegna matematica ed è quello insomma che per tanti anni mi ha accompagnato in tutto questo percorso di avvicinamento e di sguardo nei confronti dei numeri. Io mi ricordo che non ero tanto grande, insomma, e a un certo punto a lui per Natale fu regalata la dama cinese. Lui prese questo gioco, si chiuse in camera e stette tanto tempo, veramente tanto tempo con questo gioco e se ne uscì con tutta una serie di combinazioni di soluzioni possibili della dama cinese. Aveva trascorso talmente tanto tempo, per me inspiegabilmente, perché dicevo, ma come, sarà lì a giocare, sarà lì a... No, lui aveva un libretto nel quale si scrisse tutte le combinazioni appunto possibili per la dama cinese. Allora poi ci confrontammo e gli chiesi insomma appunto ragione dell'impiego del suo tempo e lui mi diceva, vedi, per me insomma la matematica è il mio alfabeto, io parlo con i numeri ed esprimo attraverso i numeri e mi consente di avere delle soluzioni che però non sono soluzioni rigide, sono soluzioni creative. Io attraverso questo trasmetto anche la passione, trasmetto l'emozione. E io invece pensavo, insomma, e in certo senso potevo anche condividere questo pensiero che fosse per lui un modo, in realtà, di usare i numeri come strumento di controllo, i numeri per controllare la realtà, per essere sicuri appunto di quello che stava verificando. E lui mi dice, guarda che non è così, cioè la matematica non sono solo forme geometriche, tra l'altro il libro in tanti punti ricorda attraverso esempi cinematografici questo discorso. Mi dice, pensa, fatto tu che sei appassionata di medicina, io poi ho fatto medicina, sono laureata in medicina, ho fatto ricerca, pensa che la struttura dell'albero respiratorio si spiega con una teoria matematica, che è la teoria dei frattali, appunto nel libro è riportata. E quindi io rimasi così, un po' appassionata, un po' affascinata, un po' perplessa. E poi ho fatto medicina un po', non lo nascondo, pensando che con la conoscenza in realtà si potesse avere uno strumento di controllo, conoscendo le malattie, conoscendo la medicina molecolare, conoscendo i virus, conoscendo i batteri, conoscendo la loro interazione col corpo umano, poterli quindi controllare, pensando che in qualche modo la medicina potesse dare uno strumento universale. E poi invece facendo medicina e confrontandomi con i pazienti, confrontandomi con le malattie, confrontandomi con le persone, ho scoperto che solo attraverso la creatività personale, attraverso la passione, attraverso il rapporto, che non esiste una malattia ma che esiste una persona con una malattia e che è sempre molto diverso rispetto all'idea che in generale noi abbiamo di malattia. E questo per dire che anche la scienza, che spesso è associata ad un fenomeno di grande, come dire, riconducibilità logica, spesso ha bisogno dell'operazione personale, dell'anima, di quello che ci si mette dentro, del come la si interpreta, del come la si legge, del come la si vive. E questo poi andando a fare quello che attualmente, o il periodo della mia vita, che è l'assessore alla cultura, mi è servito tantissimo, perché ogni cosa, dalla più creativa alla più scientifica, è in realtà l'espressione appunto della pluralità dell'animo umano e della possibilità di ognuno di noi di mettere in ognuna delle cose che facciamo un tocco di personalità e di individualità che la rende straordinaria, che la rende eccellente. È il tocco della creatività che poi nel campo della cultura e dell'arte è così indispensabile.
E quindi questo libro che per tanti versi tocca spesso aspetti della medicina, parlando appunto da Jurassic Park, parlando quindi appunto del legame con la paleontologia, con il DNA, parlando del cinema, parlando della teoria dei frattali, parlando di tante altre cose, riesce a dare una grande emozione, che è quella appunto della persona come interprete, come soggetto di tutte le azioni che compie, che è un messaggio che mi colpisce e che mi fa veramente tanto piacere poter sottolineare in questo contesto. Grazie.